meglio quindi per le riprese, quindi mette fuori l'olio intanto nel frangente, recupera il numero 3 Fanesi, lo scambio con Vecina, troppo prolungato il servizio, Cappelletti lo difende, subisce fallo, la palla termina in out. Centro questa palla al volo, Colombo si inginocchia, blocca la sfera e tocca al vicino Lania Caputo, che cerca un lancio per Pozzi, che cerca di far proseguire prontamente Perugo, si ferma visto lo svantaggio nei confronti di Apostoli. Quest'ultimo ha servito De Bernardi, che al volo mette in movimento Vincina, il servizio è corto verso Mutti, incespica sulla palla, poi riesce a farla ancora una volta sua. Il terreno intanto si sta facendo sempre più pesante, Cappelletti salta, Guschinetti si porta in avanti, vedete che il fango trattiene la palla nelle zone più acquose, quindi la manovra ne risulta falsata. Intanto ancora il numero 6 arriva in avanti, Cappelletti tenacemente al volo mette verso Muttis, in velocità due avversari saltati, si sgancia intanto Perego e Pozzi chiama la palla a gran voce, ancora Mutti entra in area, Perego, ancora Perego, cerca la triangolo, non ci riesce, Perego al volo e Della Corna è costretto a compiere il miracolo, calcio d'angolo per lo Sant'Angelo. Corna del Sant'Angelo, il primo della partita, Lolla cerca di rispedire in avanti nell'area di rigore, la difesa è sguarnita, Cappelletti costretto a compiere fallo, l'arbitro lascia la regola del vantaggio, Prevedini lotta ma poi commette fallo, quindi calcio di punizione fuori del Sant'Angelo.